Eccoci di nuovo nell'angolo di Windows, nel gioco Double Cross. Abbiamo lasciato il nostro amico Zagoziano, è scappato a parlare con la direttrice. Forse abbiamo combinato un guaio, chissà. Comunque adesso andiamo dalla direttrice, dai, in amministrazione, a scoprire quanto è a proposito. Registro dei casi, indizi. C'è un nuovo indizio, sì, questo qua, che penso dovremmo dare al nostro amico, quindi sappiamo già. Oh oh. Buon pomeriggio, signora direttrice generale. Chi sei? Non sa chi è. Scusa. L'ha scartato poco nell'altro episodio. Il mio nome. Vengo da Zugoth. Ho fatto domanda per entrare all'Accademia Rift. È stata respinta. Sì, mi ricordo. Ah, adesso si ricorda, eh? Pensavo di essere stata chiara riguardo al suo amico Sinclair. Può starlo a sentire un secondo, per favore? C'è qualcosa che vorrebbe dirle. So che è molto impegnata, signora. Sarò breve. Ho visto solo una frazione delle diverse terre che gli agenti Rift visitano. Non avevo mai parlato con qualcuno senza tentacoli o con meno di 10 occhi, ma voglio che questa esperienza si possa ripetere. Quanti occhi? Ne ha 3, 5, 8, quindi ha 3 occhi per tentacolo. Non ho capito, non mi ricordo quanti tentacoli ha, più 3 sopra la testa. Il naso è un occhio, e 2 occhi hanno 3 pupille. Particolare, vabbè. Non è solo questo, vede, quando ho attraversato quel portale per sbaglio, le persone che erano nel posto dove sono apparso avevano davvero paura. E anch'io. Non voglio che la gente abbia paura, voglio che la gente si senta al sicuro in queste situazioni. Voglio essere un esempio, ma posso riuscirci solo entrando nella Rift. Ecco, tutto. Grazie, per il suo tempo. Bene, grazie per l'attenzione, direttrice. Possiamo andarcene. Aspetti, Sinclair! Aiuto. Sì, mi dica. Voglio che capisca una cosa. Il mio lavoro non è semplice. Devo far girare tutta questa macchina senza intoppi, mentre ricevo rapporti di nuovi problemi ogni ora. E ascolto le opinioni di tutti. Il problema non è che il minimo errore potrebbe bastare al consiglio direttivo per licenziarmi nel giro di microsecondi. Il problema è che la gente rischia la vita qui. Secondo me il problema è il primo che ha menzionato. Capisco, signora. Non posso permettermi errori. Quindi nelle procedure di iscrizione speciali su raccomandazione posso accettare solo i migliori. Quando me ne sarò andata, la Rift continuerà a ricordare gli agenti che ho selezionato. Sterling, Weishart, Ananas, Sinclair. Capisce quello che dico? Credo di sì. Non è così semplice come pensavo. Immagino quindi che non ci siano possibilità per V. Hanno cercato di darmi fuoco. Mi hanno chiamato strega. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia. Se non fosse per la Rift... Il Zugoziano ha ragione su una cosa. Capisce lo scopo della Rift. Le sue buone intenzioni. Qual è? Non si scrive con l'apostrofo. Se non dimenticherà mai da dove viene, potrebbe diventare un buon agente. Valuterò di nuovo la sua richiesta. Può andare, Sinclair. Sì, signora! Torniamo a parlare con quell'altro. No, su. Via. Ok. Vabbè, torno dopo, dai. Torno più giù. Allora, parliamo con lui. Ehi, Sam, mi stavo chiedendo, cos'è di preciso il metacatalizzatore che il sospettato X ha rubato? Domanda interessante. Il metacatalizzatore è una sostanza molto rara che si può trovare solo qui nell'extraverso. Come sai, non c'è materia nell'extraverso.
parte quella che esce dai portali, ovviamente, e questa stazione. In rare occasioni alcune delle energie dell'extraverso interagiscono con la materia in modi imprevedibili. Non siamo ancora in grado di comprendere del tutto queste energie. Ma queste interazioni a volte lasciano un residuo che noi conosciamo come metacatalizzatore, un poco che ne abbiamo conservato in un magazzino di massima sicurezza. Ma cosa fa di preciso? Qui viene il bello. Il metacatalizzatore permette agli effetti interdimensionali di aumentare la propria durata. Per esempio, un portale aperto utilizzando un metacatalizzatore resterebbe aperto più a lungo, portando a interazioni fra dimensioni potenzialmente catastrofiche. Per questo hai detto alla commissaria Wisehart che poteva essere usato come arma. Non solo per questo, se tu potessi creare un'arma azionata sfruttando l'energia dell'extraverso, il suo potere ne sarebbe incrementato notevolmente. Come la mia formula protonica? La formula protonica non consuma molta energia, quindi non ci sarebbe una grande differenza. Ma sì, il concetto è questo. È quello. Capisco, è molto pericoloso nelle mani del sospettato X. Devo assolutamente fermarli. Wow, questa è una statuina Titanosauro robot da collezione. Dove l'hai trovata? È un regalo da parte di un repatriano che ha disertato la banda di Ripjaw. Appena l'ho visto, ho subito pensato che ti sarebbe piaciuto. Oh, proprio quello come ho pensato io davvero. Ti ringrazio tantissimo, Zahara. Qualunque cosa per un amico. Oh, c'è qualcosa di strano qui. Fa un rumore strano. C'è dentro qualcosa? Guarda, sulla metà si apre. Hai trovato qualcosa? Ti l'aveva detto, dentro c'è qualcosa. Un messaggio segreto, la password. Sono dei numeri a caso. 090693, ti dice qualcosa? La password, ho paura di no. L'iniziatore reptariano potrebbe aver cercato di lasciare un messaggio criptato, ma sembra troppo corto per essere un codice. Sì, deve essere per questo che me lo ha dato. Deve avermelo dato per questo. Ma a cosa potrebbe servire? Un altro mistero. Tu tieni il titano coso. Io cerco di capire cosa sia questo numero. Dai che io ci sono. Sarà qua. Dai l'oggetto. Proviamo. Ehi la casa impertinente. Se ti dico 090693 ti dice qualcosa? La password! Come l'hai avuta? Il disertore della banda di Ripjaw ha trovato un modo di farmelo avere. Un modo poco convenzionale, ma funzionato. È il modo che avrei utilizzato anch'io, quindi è convenzionale. O io, non so, o io sono poco convenzionale. Vabbè. Hai la password? Quindi mi aprirò. Ma non aspettarti che ti dica niente sui miei proprietari precedenti. Secondo la nostra informativa sulla privacy. Va bene, dai. Potresti semplicemente aprirti per favore? Credo di sì. O alternative. Dovrebbe essere una misura di sicurezza, ma adesso mi tocca. Mi devo aprire per il primo agente Rift che passa. Bah, fatto, sbloccata. Vediamo cosa c'è dentro. Un sacco di armi, quindi Ripjaw le sta trafficando con altre dimensioni. Come posso provare che queste provengono davvero da altre dimensioni? Allora. È lei il personaggio giusto? No. Scusa? Cosa dice qua? Costruisce casa. Ah no, ancora presto.
qualcuno potrà dirci qualcosa in più. Ah. Forse in prigione? Vabbè, non è che ci parliamo con lui. Andiamo in prigione a chiedere informazioni? È una collezione di armi davvero notevole, Lady Zara. Devi aver visitato un gran numero di dimensioni per raccoglierle. Quindi io sono davvero da tante dimensioni. In realtà le ho trovate in un magazzino della banda di Deep Joe. Pensiamo che li abbiano acquisiti attraverso traffici illegali, magari con l'aiuto del sospettato X. Puoi confermare che queste armi non appartengono a Repettaria, Elena? Sì, certo. Lascia che ti dica da dove provengono. Questa arriva da Crinferno, questa è un'arma saturiana, o Crinferno. Queste provengono da Dies Castillos. Guarda, questo cannone fotonico porta il sigillo di Tolmecchia, dalla cupola del gioco. Oh oh! Di nuovo la cupola del gioco. E queste granate appiccicose sembrano prodotte con sostanze mermotopiane. Granate o granate? Vogliamo scrivere granada? Spagna. Fantastico, Rip Joe è chiaramente collegato al sospettato X. Mermotopia e la cupola del gioco, quindi. Aspettati di vedere Rip Joe in una di queste celle molto presto. Ah? Ok, sì. La banda di Rip Joe fa razzia degli insegnamenti, eccetera. Posso scendere e quindi indicare queste nuove informazioni al gran capo. Mi piace saltare! Le armi che Rip Joe ha contrabbandato dalle altre terre sono prove pesanti dei suoi crimini. Vedo che hai anche localizzato il suo nascondiglio segreto. Ottimo lavoro, Sinclair. Questo è il mandato di cattura per Rip Joe. Grazie, commissaria. Ne ho avuto abbastanza dei raid della banda di Rip Joe. Sarò felice di riuscire a fermarlo. Fai attenzione, Sinclair. Secondo tutte le nostre fonti, Rip Joe è un lottatore eccezionale. Procedere al suo arresto potrebbe non essere facile. Quanti errori! Vero, sembrerebbe il tipo di opporre resistenza. Vedrò di fare del mio meglio. Allora. Sì. Sì, ok. Probabilmente, quindi... No. Ok, allora adesso abbiamo fatto un po' di indagini qua dentro. Io direi di chiudere l'episodio adesso e la prossima volta entreremo nel covo di Rip Joe. Quindi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio.